sullo sfondo di Arezzo, Nuova Gerusalemme, sotto lo sguardo attento di Elena, avviene il disseppellimento delle tre croci del Golgota. L'uomo in veste chiara dirige le operazioni. Due operai sono ancora al lavoro, due invece si stanno riposando. Come per un miracolo di bilocazione, circondata dalle sue dame, l'imperatrice, vestita di una tunica nera e con in capo la corona, assiste in atteggiamento di preghiera e devozione alla scoperta della vera croce di Cristo. Si fa la prova sopra il corpo di un giovane morto, che resuscita non appena gli viene avvicinato il sacro legno. Santa reliquia fu trafugata dal re persiano Cosroe, che la mise ad ornamento sacrilego del suo trono. Eraclio, imperatore cristiano di Bisanzio, l'ha recuperata. Il figlio del re è sgozzato. Il vecchio in ginocchio attende di essere decapitato. È stata battaglia. Battaglia cruenta. Una mischia di uomini in cui si duella furiosamente in un corpo a corpo serrato, tanto da togliere il respiro. Nelle loro lucenti armature, guerrieri a cavallo sono giunti in soccorso dell'imperatore cristiano per aiutarlo a sgominare l'esercito pagano e a recuperare la reliquia della croce. Eraclio vorrebbe riportare trionfalmente la croce a Gerusalemme, ma un angelo glielo impedisce. Ricordando allora l'umiltà con cui vi entrò Cristo, rinuncia ai fasti imperiali e a piedi nudi entra nella città, accolto dal popolo in ginocchio. La sacra reliquia, dopo tante vicissitudini, finalmente torna ad essere venerata in Gerusalemme. Senza Maria, il progetto di redenzione non si sarebbe compiuto. Ecco allora il momento in cui l'angelo annuncia la volontà divina e lo Spirito Santo scende su questa meravigliosa creatura che diverrà la madre del Salvatore. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei
che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattor non disdegnò di farsi sua fattura.